appunto su sprone dell'altra cipolla terra, quindi sono molto contento, siamo molto contenti che stasera siamo ospiti della cipolla terra di Loreto, insomma, quindi è un bel rapporto, un bel messaggio soprattutto. La forma è diversa, chi l'ha visto in cattedrale l'ha visto una forma particolare, oggi è diversa, la musica è diversa ovviamente e anche il padre degli interventi è un po' diverso. Vedete, c'è un allegio che chiaramente non c'è la possibilità di avere un palco, di spostarsi, ma c'è l'orchestra, quindi sarà un pochino più fermo, ma non meno interpretato, soprattutto non meno sentito. Quindi vi ringrazio in apertura, io adesso vado via, per cambiare, vi lascio due fini dicitori della musica a intrattenere, appunto di intrattenere, a cominciare lo spettacolo, che stasera si abbellisce anche di un paio di chicche, diverso insomma dallo spettacolo che vedete dove c'è l'orchestra. Stasera questo testo avrà il piacere di vedere come colonna sonora sia Johann Sebastian Bach che Piazzolla, e quindi stasera sono doppiamente contento. E dirvi buon ascolto e come se ci stringessimo la mano stasera, quindi quando ci rivedremo saremo allo stesso punto. Che dirvi? Se durante lo spettacolo la voce si sente poco, si sente ce lo dite semplicemente alzando la manina e così noi. Lo sentite dietro? No? Allora, facciamo così. Ah, tolgo la voce così magari è più chiaro, stiamo parlando un po' d'amico, così si capisce? Si sente così? C'è un signore che proprio non lo ma com'è? Volevo provare? Ma secondo me se porto un po'. Ah!
Il pensiero che feci l'ultima volta che visitai la Cappella Sistina fu: ma quanto altro ci manca, o meglio, quanto altro manca al dito dell'uomo per toccare il dito di quel Dio così austero e meraviglioso che Michelangelo mi disse ci ha dipinto nella Cappella Sistina. Qualche tempo dopo, qualche mese dopo, questo pensiero divenne riso amaro. In Ucraina, sfortunatamente, scoppiava la guerra. Un'altra guerra. Un'altra guerra meno contemporanea. Tra lo stesso secolo, quando sei piccolo, le guerre le vedi sui libri di storia. I morti li leggi sui libri. E soprattutto quei luoghi in cui queste guerre si svolgono sono sempre così lontani da noi. Quindi ci sembra così distante, siamo abituati alla guerra, però se ancora oggi, al tempo della comunicazione globale, nel tempo in cui tutti possono dire tutto a tutti, nel tempo in cui tutte le soluzioni sono a portata di mano, se ancora non riusciamo ad evitare una guerra, beh, allora, per toccare quel dito, vuol dire che ci manca ancora molto, tanto, purtroppo. Avremo bisogno di esempi. Di esempi. Vedere qualcuno che fa e che soprattutto ci insegna a fare. Ma non a fare semplicemente con le mani, ma a fare con il corpo, non a fare con la testa e con il cuore. A fare qualcosa che possa servire. Non a fare qualcosa per quel momento, a fare qualcosa per gli altri. Ma noi gli esempi ce li andiamo a cercare sempre troppo lontani, troppo distanti, oltreoceano a volte addirittura. E se parlano una lingua diversa da quella nostra, noi ci crediamo di più. Per noi sono più autentici questi esempi. Eppure pensavo che un uomo nato nella mia terra, una strada, nella direzione della pace, l'ha segnata, e come se l'ha segnata. Andandoci in mezzo ad una guerra, non da solo, con 500 ragazzi. E non ci è andato da solo nemmeno se pensa a quelle cose che portava con sé. In mezzo a quella guerra, lui ci è andato con il pastorale di legno ed una croce appesa al collo di uguale materia, a dire che in fondo un'altra scelta c'è. E l'ho fatto rischiando strada per strada, volta per volta, per fare in modo che il senso di comunità e di chiesa esistesse ancora anche in quei luoghi, per quelle strade, tra quelle strade, nonostante si fosse fuori da una chiesa. Risponda, signora, la prossima volta. No. Quest'uomo aveva un'idea tutta particolare anche del fallimento. Sì. Per lui c'era molta grazia nel fallimento. C'era grazia in coloro che non ce l'avevano fatta. E addirittura parlava della grazia della sconfitta. Di quelli che Michelangelo mette alla base del dipinto. Gli ultimi, i peccatori, che rincorrono una piccola strada segnata, spinti da qualcuno dietro, per andare a cercare il proprio posto all'inferno o al purgatorio. Questi sono coloro che non ce l'hanno fatta in quel dipinto. E questi sono coloro che nella vita comune di tutti i giorni falliscono. E noi li ringraziamo. Li ringraziamo, sì. Li ringraziava in nome di coloro che invece ce l'avevano fatta. Esisteva una grazia nel fallimento, una grazia nella sconfitta, la stessa grazia che sta nel sogno.
quindi a tutti coloro che hanno fallito, grazie. E quando parlava del fallimento, ricordava che l'immagine che ogni cristiano ha nella mente quando parla della sua fede e del suo amore è quella di un uomo confitto e abbracciato da quattro angoli retti, che salva quella stessa figura che ha salvato molte più vite dell'opera di quell'uomo in vita. Grazie anche per quelle anime che nel dipinto vengono menate per il re da Caronte, che quest'uomo della mia terra ha dovuto affrontare. Già, per andare nell'ex Jugoslavia, il traghetto ci mise 12 ore in più. Una tempesta ne impediva un leggero e normale traghettamento. 12 ore in più. Quando ricordava questo accadimento, a lui piaceva unire sempre il versetto di un salmo, che è quello che dice più o meno: ci siamo trovati nel fuoco e in mezzo all'acqua e il Signore ci ha salvati. E infatti, dopo essere stati in mezzo all'acqua, prigionieri quasi, si sono trovati in mezzo al fuoco di una guerra, quella guerra che lui ha affrontato sempre con quella croce al petto, di lì, non di più. L'altro sbarco, così lo avrebbe definito La Stampa, l'unico giornale che in verità scrisse un articolo rispetto a questa cosa. L'unico giornale. Per le altre testate nazionali non c'era nessuna notizia da dare. Non c'era nessuna notizia da dare, non si doveva dire, non si poteva dire, non era necessario dire che un uomo dalla Puglia, su un traghetto, con altri 500 uomini innamorati della vita, sono andati in mezzo alla guerra. Fa niente. Lui faceva spallucce, a lui piaceva stare in mezzo alla gente. Queste piccole cose che vi ho detto non me ne sono inventate. Il figlio, quest'uomo è esistito ed è ancora vivo in mezzo a noi. E no, non sta in quelle meravigliose sculture in movimento che Michelangelo ci ha dipinto, e nemmeno nelle statue della Cappella Sistina, o in quello che c'è intorno, nelle colonne. No, no. E soprattutto non ha nemmeno un nome altisonante di quello che si dà alle opere d'arte. No. Lui si chiama Tonino e suona la fisarmonica.
Finisterre, dove finisce la terra. È un modo questo per descrivere quelle terre desolate, le terre degli ultimi, quei posti dove non c'è niente, quei posti fatti con poco e di poco. Terra povera, terra di sud, in tutto e per tutto, ma la vocazione, il sogno, ti viene a prendere dovunque, anche tra i banchi assolati e deserti di una piccola chiesa del Salento, dove la ritualità si lega indissolubilmente alle ore lente di un tempo sospeso, dove tutto sembra immobile, terra povera, fatta di polveri olivi, di suoni e magia popolare, terra che cadenza il lavoro giornaliero dei campi dei contadini, sotto il sole cocente, per quel poco che basta per vivere. E questa terra che piega il grano alle giornate diventa luogo di vocazioni e di evocazione, ispirarsi alla povertà di quelle lande per imparare ad amare. Una terra che lasciate per poco, per studiare, per poi ritornarci e rimanerci, proprio come fa un padre con la propria famiglia. Accogliere e riconoscere i poveri, tendergli la mano sul serio, questo è imparato da quella terra, vilipesa dai più, sempre in dovere di riscattarsi, sempre dietro se stesso, sempre sotto i piedi di Dio. Quel sud che lui ci ha portato ovunque, quel sud che ha vissuto da piccolo, ha imparato ad amare, e l'ha trovato dovunque. Quella terra rossa che nei nostri occhi significa casa, per lui voleva dire riscatto, rinascita e soprattutto tante cose da fare. Mai rimanere immobili, così amava a dire il suo giorno. Ringraziava per la terra e ringraziava quella terra come qualche secolo prima un altro piccolo uomo ringraziava il creato. La ringraziava perché, nonostante fosse un piccolo fazzoletto rovente di rena e pietra, la dignità di quei paesaggi, l'umanità di quei luoghi sacri e mistici, più vicini al mare che alla città, le aveva fatto conoscere la verità che colmava la semplicità dei gesti. I gesti di quei poveri uomini inarcavano la schiena ad ogni spuntare del sole, per un pezzo di pane, terra fatta di sangue e di sudore, insomma, terra di sud. Mai un biasimo, solo accoglienza, mai un biasimo. Come sarebbe bello se anch'io ogni giorno riuscissi a fare la stessa cosa. E in quella terra, così simile al Medio Oriente, il sogno si è fatto profezia, il veleno antidoto. E nei passi e nei gesti di un uomo come me, si è fatto vivo in mezzo alla gente. I passi gli hanno segnato da subito una via d'accoglienza. Mette a disposizione una volta alcune stanze, alcune camere del seminario, perché negli anni Ottanta, più o meno, c'è stata una grossa crisi per quello che riguardava le case in affitto, le cosiddette ecofamiche. Molta gente non riusciva più a pagare l'affitto e stare in quelle case, e quindi veniva sfrattata. Una famiglia, due famiglie, alcune famiglie si rivolsero anche a lui. E lui che fece? Li accolse nel seminario. Subito dopo, qualche tempo dopo, si venne a scoprire che prima fece arrivare le persone al seminario, prima le fece accomodare, poi chiese al vescovo il permesso. Ovviamente il vescovo disse sì. A lui non piaceva molto avere lo zucchetto in testa o avere quei segni particolari. A lui piaceva mettere la talare e indossare sempre quella croce di legno per stare con la gente in mezzo a loro, per non essere diverso da loro,
per essere il prete della gente, per essere il tuo amico. Questo facevo. Ma non facevo soltanto queste cose. Era anche una persona molto acuta. E soprattutto negli anni difficili, quelli del lavoro che non c'era, quelli della precarietà, io ho parlato a Bologna di lavoratori nelle fabbriche. Quegli stessi lavoratori che tempo dopo ha incontrato a 5 km da qui, a Giovinazzo. Purtroppo un gruppo di lavoratori era preso il lavoro e stava protestando in quei giorni, stava scioperando, cercando di bloccare i treni che arrivavano nella stazione, occupando i binari. La notizia fece subito il giro della Puglia e addirittura un magistrato fu mandato a vedere che cosa era accaduto e stava accadendo ancora a Giovinazzo. Un magistrato che sarebbe diventato anni più là il sindaco di Mourinho. Macrone si chiamava. Quel magistrato andò lì semplicemente per vedere che cosa fosse accaduto, per scrivere un verbale ed eventualmente per punire coloro che avevano commesso i reati. Beh, questo prete andò in mezzo a loro, sui binari, a sentire che cosa avessero da dire. E dopo aver raccolto le loro storie, andò a bussare all'ufficio di questo magistrato. Entrò, chiuse la porta, si presentò e disse: se quegli uomini là fuori sono colpevoli di qualcosa, beh, allora sono colpevole anch'io. Amare te, amare.
un profeta dell'esodo piantato nella terra, seminato nella terra. Così Papa Francesco descrive il nostro dolore. E soprattutto lo descrive quando vede dove è sepolto, dov'è tu, quando vede il luogo in cui è sepolto, all'ombra di un olivo, quando parla di quello che ha lasciato dietro di sé. Cosa ha lasciato il suo passaggio nel mondo? Piantato e seminato nella terra, perché il suo non è un mausoleo, ma semplice pietra bruciata. Seminato ostinatamente nella sua terra, quella che ha percorso, insegnato e marciato, condividendo e appoggiando la gioia semplice degli uomini, senza necessità di inseguirne una speciale che sta nelle parole altisonanti, o dal distacco patriarcale di una chiesa che deve essere a misura e coraggiosa, nuova, con gli stessi sogni e le stesse ragioni, e lo stesso buonsenso di chi l'ha chiesta. E così auspicata. I giovani, di cui parlava al presente e mai del futuro, i giovani, con cui non era mai così tenero, li spronava, gli chiedeva di fare, li spingeva ad esplorare il mondo, a vivere la convivialità del mondo e non a vederlo da uno schermo, a starci in mezzo a loro per vedere com'è. C'è bisogno di essere giovani, è questo che ci ha chiesto. Essere giovani sempre, essere curiosi sempre, non essere immobili mai. Fare, fare, andare incontro ai giovani. E così quella pietra appoggiata adesso è diventata radice. E noi abbiamo un dovere, quello di innaffiarla. E di non scordarci di quest'uomo, di questo esempio. Una radice forte. Avremo bisogno non tanto di uomini santi, ma di santi uomini, che magari hanno i jeans, che magari con i giovani ci mangiano l'hot dog, ci bevono la Coca-Cola, sentono musica, vanno in discoteca, perché no? Avremo bisogno di santi in jeans per stare con loro, in mezzo ai giovani, che sono il futuro di questa comunità. Ci ha detto tanto, ha scritto tanto, ha fatto tanto. Ci ha fatto alcuni scopi a modo suo. E tra le altre cose, ci ha lasciato anche tanta nostalgia. Alcuni dei suoi compagni di seminario avranno detto dopo: non abbiamo capito con chi abbiamo vissuto quegli anni, non avevamo capito la grandezza di quell'uomo. Ci ha detto tanto, ci ha dato tanto. E quella nostalgia che ci ha lasciato è la stessa nostalgia che magari potremmo provare guardando la fontana vecchia nella piazza nuova, perché ci aiuterebbe a non scordarcela mai la strada, quella strada che lui ha segnato, ma che abbiamo segnato tutti quanti noi sotto i nostri piedi, è quella. E se ancora oggi siamo qui a condannare ancora un'altra guerra, devo dire che per toccare il dito di Dio bene ce ne vuole ancora. Si sta a sentire la strada, si deve sentire la strada tutte le mattine. Quando guardiamo i sogni messi sul cassetto, già, perché i sogni vanno messi sul cassetto, non nel cassetto, perché tutte le mattine bisogna avere la responsabilità e il coraggio di guardarli in faccia quei sogni, di guardarli in faccia quella strada, quella strada che si sta a sentire. Come si sta a sentire una fisarmonica, un motivo antico in giorni nuovi.
ci ha anche detto che ognuno di noi ha un posto sul retro della croce. Per dividere il peso con chi davanti è conflitto e su di esso appoggiato, per provare solo la metà del dolore che prova, per sapere che cosa accade a chi ha difficoltà e quando nessuno di noi, pur accorgendosene, non aiuta. Ognuno di noi ha un posto sul retro della croce ed è un posto privilegiato. Sei in prima fila a guardare la rappresentazione del dolore. Una rappresentazione che si parla alla fine, sia che si parli di te, sia che si parli di un altro. Siamo presenti. E cosa possiamo fare? Dividere sarebbe la cosa migliore. Ognuno di noi ha un posto sul retro della croce ed è potente. Anche quando usata, anche quando bucata, anche quando lorda di sangue altrui, è potente, è forte, e più è forte, più è potente, e più va cercata. Quasi l'incorsa, sì, l'incorsa. Per capire che cosa si prova ad essere soli, a stare in mezzo agli ultimi, e cosa si prova quando nessuno sembra sentire la tua voce. Quando sei lì abbandonato con tuo numero o sotto le bombe. Ognuno di noi ha un posto sul retro della croce. E questa cosa va, e questa croce va in corsa, anche per capire il suo senso ultimo, il suo senso più vero, proprio quando una volta in quel teatro antico senti un attore recitare la frase di Eraclito: la natura delle cose ama nascondersi. Ognuno di noi ha un posto sul retro della croce. Però prima di prendere quel posto, lasciatevi dire un'altra cosa. Mi piaceva suonare la fisarmonica per tanti motivi, perché come il suono dei tamburelli mi ricorda da dove vengo, un suono ancestrale che esorcizza i nostri dolori. Mi piaceva suonare la fisarmonica anche perché come la croce, la fisarmonica si abbraccia e si imbraccia. Però a differenza della croce, la fisarmonica è più leggera. La croce no. Il suonatore sta dietro, davanti c'è lo strumento, e quando la fisarmonica suona, il suo corpo suona assieme. Mi piaceva suonare la fisarmonica perché è uno strumento a danza libera, così erano dire i musicisti. Metà del lavoro lo fa l'aria, l'altra metà il suonatore. Ognuno di noi ha un posto sul retro della croce. Adesso la sento un po' più leggera quella croce. Adesso che sono più vicino a questo mare, più distante, c'ero anch'io, in mezzo forse a tanti di voi, a salutare un uomo quel giorno, quel pomeriggio, che nessuno di noi sapeva effettivamente di salutare per l'ultima volta. Tonino era in mezzo a noi sempre, lo trovavi in chiesa, lo trovavi per strada, lo trovavi in seminario. E quel giorno era di fronte a noi. Però anche adesso, che questa croce sento forte, che questo dolore sento forte dentro di me, le sue parole ancora ci spingono ad osare, ancora le sue parole ci spingono ad essere, oggi più di ieri, uomini liberi e soprattutto dediti alla pace.
stesso motivo, che ci spingono e ci dicono: in piedi, costruttori di pace, in piedi, costruttori di pace, in piedi, costruttori di pace. Thank you.
Sempre con strada, che non ci fisa noi, ma ce la portiamo fino alla fine. Grazie a tutti, se non avessimo vedere.